Buongiorno amici, bentornati sul canale. Oggi abbigliamento che non lascia dubbi, un'altra ferrata. Siamo a Sasso di Castalda, provincia di Potenza, e faremo le due ferrate, la Renazzo e la Belvedere, e poi per finire attraverseremo il famigerato Ponte alla Luna. Dopo vedrete di cosa si tratta. Andiamo! Appena fatto il ponte, visto che abbiamo fatto la Renazzo, prima di farla Belvedere, tiriamo un po' le somme di questa Renazzo. Allora, questa Renazzo è una ferrata interessante, classificata come poco difficile o moderatamente difficile, però c'ha dei passaggi interessanti, anche dei verticali abbastanza simpatici. Sicuramente la consigliamo a chi inizia questo tipo di attività. La parte finale? La parte finale c'è il ponte tibetano, saranno 40 metri, molto adrenalinico, anche perché oscilla tanto. Tende ad oscillare arrivati al centro, però complessivamente una bella esperienza. E adesso ce ne andiamo sulla Belvedere. Ecco qui, questa splendida cornice sotto di noi. Teoricamente poi ci sta il casino, non è idea. Paese di Sasso di Castalda. Abbiamo appena finito le due ferrate, adesso piccolo spuntino con la squadra che non abbiamo presentato oggi. Stefano, Maria Lia, Silvia e il mitico Pasqui. Adesso ci riposiamo un attimo e facciamo i due ponti e ci vediamo sui ponti. Facciamo delle considerazioni finali sulla giornata di oggi, allora. Ferrate e ponti compresi, tutto. Allora, per quanto riguarda le ferrate, abbiamo già detto che sono accessibili anche ai neofiti, però diciamo la Renazzo ha un ponte sospeso, l'ultimo, che è abbastanza impegnativo, se non altro perché oscilla e quindi insomma ci vuole un po' di passo fermo, un po' di sangue freddo, insomma, però è un'esperienza adrenalinica interessata sommata a quella dei ponti. I ponti sono belli, insomma, sono comunque un'esperienza simpatica. Il problema è l'affollamento, perché chiaramente, diciamo, forse venire infrasettimanale sarebbe la cosa migliore. Diciamo, migliore. Sì, sennò sì. Si va troppo a rilento. Sì, sì. Va bene. Va bene. Alla prossima. Perfetto. Detto questo, direi che questo video si conclude qui. Se vi è piaciuto, mettete un pollicione al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!